apre il centro vaccini per persone fragili all'Annunziata. In realtà qui già si sta vaccinando da tempo, adesso forse la novità è che è prenotabile dalla piattaforma. È non solo prenotabile dalla piattaforma, è anche più grande il centro, in grado di operare per 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, quindi un'offerta sensibilmente maggiore rispetto alla precedente. Quale tipo di vaccino viene somministrato e quante vaccinazioni al giorno riuscite a fare? Le vaccinazioni che noi possiamo fare ogni giorno sono circa 250. Il punto è che facciamo, ovviamente dentro l'ospedale, Pfizer, ma come voi sapete qui accanto a me c'è anche la rappresentanza dell'esercito che lavora nell'ospedale da campo. Noi abbiamo anche l'altra linea che è AstraZeneca, quindi lavoriamo in diciamo parallelo. AstraZeneca da una parte e Pfizer dall'altra, ma è molto probabile che per fare un maggior numero di vaccinazioni probabilmente ci organizzeremo anche per fare anche qui AstraZeneca in alcuni momenti e Pfizer in altri giorni stabiliti della settimana nell'ospedale da campo. Fanno sempre molta impressione le ambulanze in coda davanti al pronto soccorso. Qual è la situazione di queste ultime ore? In queste ultime ore sta leggermente, lentamente migliorando perché l'ASP provinciale ha messo a disposizione dei posti letto a Rossano e dei posti letto anche a Corigliano, quindi penso, e Cetraro. Quindi a questo punto qualche paziente sicuramente si recherà in questi ospedali e la pressione sull'Annunziata tenderà a diminuire. Qual è lo sforzo che state compiendo in termini di personale applicato e di posti letto Covid in questo stabilimento? Guardi, abbiamo superato il numero di posti letto Covid che avevamo con la prima ondata. Purtroppo questo secondo momento è stato veramente importante e anche se siamo diventati zona arancione, ci portiamo dietro la coda dell'ondata, cioè la coda di quei pazienti che si sono infettati subito prima o subito dopo il periodo pasquale. Questo naturalmente probabilmente implica anche il dover rivedere a livello più centrale la distribuzione dei posti letto Covid, che a mio modestissimo parere dovrà essere comunque sostenuta fino alla fine dell'anno, fino a quando non ci saremo vaccinati tutti.